entriamo in argomento. Ora, non può non essere un motivo di grande emozione questo momento, non tanto perché commemoriamo Giovanni Maltese e sua moglie la pittrice inglese Faurer, non tanto perché ci troviamo sotto il torrione che è l'emblema più importante della nostra memoria storica. Pensate che questo torrione rappresenta le lacrime di mille anni di nostri antenati fino al 1830, perché i nostri antenati, per paura della pirateria islamica, e di questo abbiamo infinità di prove anche locali, dunque noi ci troviamo in questo, a cospetto di questa nostra memoria storica molto importante. Ma la cosa commovente è questa: in questa memoria storica si è sviluppato il grande amore tra Giovanni Maltese e la pittrice inglese. Si sposarono nel 1901, fino al 1913 stettero insieme e vissero qua sopra la loro storia, e c'è molto nei suoi scritti riguardanti i sentimenti che suscitava l'amore di Giovanni per la Faurer. Nel 1913 muore Giovanni Maltese e rimane a guardia del loro nido la Faurer, e in quei momenti di esaltazione dipinse anche molti acquarelli, per la maggior parte, credo, che risentivano di quell'atmosfera magica che poteva solo emanare da questo maniero con tutta la sua storia. Negli anni 50 ebbe tante visite, e una delle più importanti visite, a parte il cardinale Lavedrano, fu l'ambasciatore francese a Napoli, Gilles Martinet, scrittore con tendenze marxiste, candidato alla presidenza della Repubblica, che ebbe a lodare la scelta di Giovanni Maltese sia come artista e soprattutto come luogo dove lui aveva scelto di vivere, lui e la sua innamorata. Noi, e c'è quella poesia magnifica che a lui si riferisce. Io ho avuto nella mia giovinezza la predilezione per tre poesie d'amore, e ognuno di noi pensa che l'abbia avuto. La prima è a Lesbia di Catullo: amiamo e viviamo, ma mia Lesbia, e mutrie prediche di brondoloni vecchi stimiamolo meglio un quattrino. I soli cadono ma san tornare, poi che da spegnersi la luce breve, una perpetua notte dormiamo. Oh, mille baciami, volte poi cento, mille altri baciami. Mischiamo tutto questo perché gli altri non ce li invidiano, più o meno dal latino, siamo a 2000 anni fa, dal latino più o meno la tradizione è questa. Ma l'altro sonetto, a me caro, era di Dante Alighieri: tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quando ella altrui saluta, ogni bocca divien tremando muta e gli occhi non ardiscono di guardare. Ella sen va, sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare, eccetera. Ma una terza poesia è quella di Giovanni Maltese. Giovanni Maltese che la compone 2 anni dopo il suo matrimonio, ma lui non va direttamente, attenzione alla bellezza di questa poesia, perché
lui non va direttamente, la fa scaturire dalla natura. E lui narra la storia d'amore di due farfalle. Un salanuto, una chioppe, valumeggio, in faccia una stanca, stavano afferrate. Erano due farfalle che stavano uno vicino all'altra, ala con l'ala. Immaginate la scena e la delicatezza di questo, di questa scelta. Un salanuto, una chioppe, valumeggio, in faccia una stanca, si erano afferrate. E se era una forrata sceglie a sceglie, e una sceglie tremava aggietolata. Era lo tempo che hanno innamorata, la ferra quando ancora sottoneglie, e la pubblicità gli allucinata, mitta e cerveglia. Li lasseva così apposta e sole. Lui il poeta Giovanni Maltese li lasciò così, dunque è obiettivo. Vedi che andarono in viaggio di nozze queste due farfalle e stesero i voli verso sud. Li vide tornare, li vide al ritorno, li aspettò e avevano gli occhi di felicità che esprimevano attraverso il passaggio di un filo d'erba, lo dico in italiano, che passava dalla bocca della farfalla all'altra bocca della farfalla. Io non oso dire che questa è migliore di quelle due prime, il paragone mi imbarazza troppo, che abbiamo Catullo, abbiamo Dante, il re della letteratura mondiale, diciamo. Però io ho una particolare predilezione per questa poesia. Queste tre erano i miei cavalli di battaglia, così lo possiamo chiamare, della mia gioventù. Con la maturità io non ho cambiato idea. Quelle sono le migliori tre poesie. Probabilmente, lo penso ma non lo dico. Questa storia delle farfalle, un salanuto, una chioppa e valumeglie, faccia una stanca, stevano afferrato, ha una forza e una liricità molto più forte, perché mentre gli altri due parlano direttamente all'amata, il nostro Maltese fa scaturire l'amore dalla terra, fa scaturire l'amore dalla natura. E questo secondo me è il fatto più forte, maggiormente lirico, della poesia di Maltese. Maltese era anche poeta lirico e satirico, poi sentirete che dirà Rosa Gerovina. Ma era anche un uomo, Nino D'Ambra, Giovanni Maltese, molto impegnato politicamente, diciamo, sì, che la giustizia sociale ha pervaso tutta la sua vita, la sua opera, ha dato il ruolo di contadini, pescatori, pastori, è diventato centrale nella sua contadini, pastori, opera, così come ma soprattutto nella sua vita. Ma soprattutto uomini dell'unità, del risorgimento nazionale. Lui fece la statua di padre Giuseppe da Forio, che fu un francescano garibaldino, e non solo la figura che qualche sconsiderato tanti, tanti anni fa distrusse sul comune, ma è rimasto diciamo un ritratto a Carnobonella di padre Giuseppe da Forio, che era vero francescano garibaldino, ma è un merito, un foriano, che quando stava per entrare Garibaldi a Napoli fu il presidente della Legione Sacra, chiamata all'epoca, che era la Legione Sacra, poiché i conservatori borbonici dicevano che Garibaldi sarebbe entrato a Napoli e avrebbe parcheggiato i cavalli nella chiesa. Questo era un gruppo di sacerdoti con a capo padre Giuseppe da Forio, francescano dei minori osservanti, che andava girando case per dire che l'unità d'Italia era sulla scia della religione, l'unità
era sulla scia della religione cristiana, e su tante battaglie fra filo unitari e anti-unitari la chiusura, e dobbiamo dargliene atto, l'ha fatta 2 anni fa il cardinale Angelo Bagnasco, che ha detto, così ha chiuso la polemica fra intellettuali risorgimentali e anti-risorgimentali, come esisteva un folto gruppo qui a Forlì di cui vi parlerò, dicendo che l'unità d'Italia è un bene di tutti che bisogna conservare come un tesoro. Prima di chiudere, prof, vogliamo raccontare a chi ci ascolta che cosa facevamo stamattina al cimitero di Forlì, perché lei ha detto stamattina, dicevo, raccontiamo che l'amministrazione comunale ha portato un fascio di fiori sulla tomba della Fairer, la pittrice inglese Fairer, moglie di Giovanni Maltese, sulla tomba di Giovanni Maltese, e abbiamo fatto delle considerazioni che in parte vi dirò fra poco. Ma quello che ci tenevo molto a dirvi, a cui tu hai accennato, era il fervore culturale, il fervore politico, il fervore sportivo che esisteva a cavallo dell'Ottocento e del Novecento. Noi poco tempo fa abbiamo commemorato Tommaso Cigliano, che fu un luminare dell'omeopatia mondiale e portò all'attenzione di vari settori della medicina la bontà della medicina omeopatica. Non dimenticate che fra i suoi studi Giovanni Maltese aveva debellato a Forlì la febbre del taccone. Che era sta febbre del taccone? La febbre che prendeva le persone che avevano a che fare con le stalle, con i cavalli. E c'erano 42 bambini a Monderone, lui portò come tesi di laurea, che lui riuscì a far guarire col metodo omeopatico. Dunque un altro luminare nel campo delle, oltre che essere un amministratore di grido, un giornalista e uno scrittore, perché ha scritto un sacco di memorie, aveva a cuore l'interesse di Forlì, e ora sta nel cimitero degli uomini illustri di Poggioreale, del cimitero di Napoli. Questa è un'altra perla, ma abbiamo anche degli altri. Non dimenticate che a Forlì fu dal vice sindaco dell'epoca, Donnì, diceva Maltese, Don Ignazio Coppa, creò una loggia massonica che all'inizio del Novecento era quanto dire, era una cosa pesante, aveva l'opposizione di tutta la gente per bene dell'epoca, ma della maggioranza, ma non solo la loggia massonica. Fu creata un circolo anticlericale Francisco Ferrer, che aveva la sede proprio dove sta la sede di Maria d'Ascia, della radio di Maria d'Ascia, che naturalmente erano anticlericali contro i clericali che si opponevano all'unità d'Italia. Questo era poi il succo della faccenda.